secondi tra Believe e le pagine Facebook, cosa normalissima. E 17, anzi, siamo con tre Siamo un po' in minuti. anticipo, mancano 3 Siamo con minuti. 3 minuti di anticipo, Po' di così anticipo. intanto. Allora, abbiamo messo su qualche app o Ma no, sinceramente, io, sai, i miei fratelli, avendo una no? Ma già palestra che qui tu su c'hai la villa, Milano, uno che c'ha la villa, no, avendo una che palestra bella su vita. Milano, quindi riesco, anzi, sto allenando più adesso che nella vita normale, perché poi avendo 8.000 impegni, soprattutto nell'ultimo periodo, ho messo su peso. Adesso in realtà sto facendo una vita No, invece quasi. io, guarda, c'ho questo lobo qua che è andato giù minimo 2 grammi. Questo non lo so, non lo sento bene ancora. Ah, ragazzi, è durissima, è durissima. Dai. Ecco, allora, anche su Facebook ora ci siamo, Perché dove quindi eri prima? no, perché ci sono i secondi di ritardo. Con te è inutile creare quasi una scaletta perché sappiamo che tu non la rispetti. No, ma che scaletta devi Quindi fare? come tutti i video che abbiamo fatto, La stai maneggiando, la stai combinando. sì, sto facendo, se va tutto corretto anche su Facebook. Allora, controllo sul doppio monitor, Niente, non va. perché per un attimo si era bloccato. Vediamo adesso. Oh, no, ok, il ritorno va ora tutto correttamente. Tutto Quindi corretto. salutiamo tutti i ragazzi. Ciao, la diretta è finita. Posso. Possiamo andare a casa. No, ho Federica, la mia compagna, che mi ha detto non ci mettere tanto perché dobbiamo andare a giocare a padel. Ovviamente non si può giocare in un centro, abbiamo un sacco di spazio qui sotto casa e ci stiamo Come dicevo prima, allenando. c'è chi c'ha la villa e chi l'appartamento. Fate Ci voi stiamo due allenando lì. calcoli. Cioè, io se Allora, gioco a per padel in casa faccio fuori qualche souvenir, forse qualche arredo di casa. Tutti i ragazzi che adesso sono in diretta, Daniele Berardi oggi è con me, alias Dr. Tennis. Daniele ormai è il mio compagno di video per quanto riguarda le Di presentazioni. vita, compagno di vita, dillo, dai, vai outing, facciamo prima. Anche di vita, con Dani noi presentiamo tutti i prodotti, quindi in negozio, e Dani si occupa anche di dare molti consigli Saluta ai subito ragazzi. Ciorba, va? Ciorba ci Ciao manda Stefanone! Ciao salutalo Stefanone! subito Stefano, sta bene, vedo un Speriamo bel di... sorriso, vedo un bel sorriso, dai. Ok. E Dani, oggi con te sarà una bella intervista a ruota libera, parleremo di te, un po' di me e soprattutto in modo divertente, Beh, ci proviamo, senza... ci Come proviamo. facciamo sempre... Mica face losche, ha scritto Fabio Lena. Lena non lo conosco, chi è che è Fabio Lena? È uno che Non ogni riesco a tanto capire. Fabio Lena passa da te in negozio. ogni tanto penso, ma non è una bella persona, secondo No, me. ma poi ti fa anche la squadra sbagliata, quindi con Sì. Fabio. Meno male che sia un ragazzo simpatico, meno Molto male. simpatico. Va Dani, bene, dai. tanti, per esempio, tra le domande che mi hanno fatto in questi giorni nella prediretta, mi chiedono come è cominciata la nostra collaborazione, quindi come ci siamo conosciuti. Tu te lo ricordi? Sì, vabbè, ci siamo conosciuti un attimo prima in negozio, portava qualche maestro del Lido che salutiamo, Francesco, Ale, portavano le tue racchette da incordare. Poi un giorno a Monte Carlo, io mi ricordo quello come inizio, che sei stato l'unico che ha rotto le balle a Dimitro per farmi avere un cappellino firmato. Ecco, Quindi... perché l'anno prima ce l'avevamo conosciuti, io ho il suo polsino autografato a No, quello casa. è... Io sono anziano, non mi ricordo. E poi da lì, però poi il primo rapporto, diciamo, lavorativo, nel senso per quanto riguardava il mondo video, fu con Vito di Yonex, se ti ricordi, perché si doveva fare il video in un negozio delle Ah WCor sì, è vero, e è vero. Ah, è doveva vero che sei farlo. entrato io a fare il video, fa dai, vieni che facciamo il video. Io ho detto che sto incordando, che video voglio fare? E dovevo Non avevo farlo mai un fatto altro. uno, ho detto, bah, proviamo. Devo farlo con un altro negozio di Milano. Poi tu fai, visto il rapporto che c'è, chiedi a Vito se possiamo farlo qua. Tu pensavi che io devo farlo da solo come Sì, sfondo per un negozio, invece sì, sì, sì. no. Ti ho tirato dentro per un video di 2 minuti, l'hai fatto durare 8 minuti. Ah, colpa mia, adesso è Perché colpa mia. Ah, vabbè. poi, no, perché il tuo problema, la gente non sa che non è niente di Saluta provato. Tognolo, aspetta, Marco Ciao Tognolo. Marco, ciao Marco, c'è anche Marco di Dablo. E Djokovic. Beh, buono. la gente non sa che
che tu, cioè, sei così, nel senso, quello che pensi dici su qualsiasi marchio, su qualsiasi racchetta, non c'è niente di programmato, e anzi, quando anche quando a pagare, magari parliamo diversamente. Anzi, per qualche critica, qualcuno dice, ma un negozio è critica anche, sì, perché Dani comunque è il classico negoziante, io mi piace definirti bottegaio nel senso positivo del termine. Sì, perché... sì, va bene, non mica mi offendo. No, no, perché no, la tua... è una di quelle forse poche botteghe, si può dire, che è rimasta a Milano, specifica sul tennis, nel senso che si viene, si trova una persona che è un amico da te tante volte, e lo sappiamo benissimo, si entra in negozio, ci sono persone che non hanno niente da fare, passiamo ore a parlare di tennis. Abbiamo deciso di organizzare un angolo bar, però che adesso non è il momento adesso, poi... più avanti vedremo. Organizzeremo, no, infatti va bene il bar, perché di fianco al negozio c'è un bar che ordiniamo il caffè, i gelati, bravissimi, ci sopportano e si passa da te, soprattutto quando ci sono i tornei, chi porta un tablet. Marco ci dà un'idea, antica osteria del tennis. Non Marco, se cucini, Marco, se io il suocero macellaio, io porto la carne, tu che cucini benissimo, cucini tu, Dani ci dà lo spazio e uniamo le due cose, quindi è tutto fattibilissimo. Ma allora, una cosa importante, ma quando si riprenderà a giocare, le corde andranno ancora bene? Allora, l'angolo domande però io lo lascerei alla fine, quindi abbiamo detto, da te si viene, si parla, si ride, e tutti quanti ci sono conosciuti lì. Dopo il video di Ione, che sono partiti tutti gli altri, quindi con Wilson, abbiamo fatto Babolat, Dallop, abbiamo fatto ultimamente le corde Gosen, poi abbiamo inventato le pillole, quindi delle breve presentazioni, abbiamo fatto un video con Asi. Molto meglio. Sì, perché poi il mio tempo, piacendo a Dio, se no costa, si è un po' ridotto. Daniele Perini, grande. Ciao Dani, pane e salame, abbiamo fatto anche pane e salame, Marco Basile dice che parlo troppo, e Marco Basile è un tecnico PTR. Ma come dagli torto, ma come dagli torto. Ciao che sono un intrattenitore, Marco, va bene? E da lì poi è nato tutto. Dani, Dottor Tennis è una grossa realtà milanese per quanto riguarda i negozi specializzati di tennis. Prima eravamo Grand Slalom, Dottor Tennis è praticamente 5 anni, quindi c'è un'esperienza un po' più... ventennale. Anzi, 25 anni di negozi, partendo dallo sci, snowboard, poi dopo la passione del tennis, che c'è sempre stata, ma il negozio era nato come negozio di sci, in via Raffaello Sanzio, 39. E poi dopo siamo spostati un po' più di periferia nel 2014, dopo l'ultimo Bonfiglio, via, abbiamo ricominciato da capo. E lì invece adesso è solo tennis. Solo tennis. Solo tennis. Possiamo dirlo che è il negozio con il maggior numero di incordature a Milano. Ma no, non ti gabbare. Tu non lo dici mai, ma diciamo. Ci sono altre realtà, va bene, dai, va bene, siamo tutti... Vai tranquillo. Domanda è, tanti ragazzi dicono... perché il negozio fisico? Quindi perché devo spendere? Anche se poi non è tante volte vero. Ci sono ovviamente delle offerte spendi, anche... se non ci sono grosse offerte pazzesche su internet, spendi uguale. In più, noi cerchiamo di dare quel consiglio. Lì. Magari spendi qualcosa in più sulla scarpa, 10 euro, ma intanto te ne faccio provare 3 o 4. Ti cerco di dare un consiglio. Su quanto riguarda le racchette, direi che siamo veramente, veramente... in linea, uguali. Sì, inutile stare. In più il negozio tecnico ti dà l'incordatura, ti fa il matching quando vuoi la coppia, ti coccola se può, quindi ragazzi cercate di andare sempre dove potete nel negozio fisico. Nel tuo caso c'è anche il ritiro e consegna a casa del telaio, no, quella è una cosa che sono inventati oramai 5 anni fa, sta funzionando bene, è chiaro che facciamo solo Milano. Quando gliel'ho detto a Dino a Montecatini, il negozio che abbiamo, mi ha detto non scherzare, perché magari lo chiamano da 30 km di distanza per fare un'incordatura. Non è che Milano è piccola, però riusciamo a gestirla. Devo dire che clienti ne abbiamo tanti che fanno Dottor Tennis a casa tua, ma va bene, dai. Gabriele Medi dice, mi raccomando, fatti seri. Non siamo seri come te, Gabri. Tu sei l'ingegnere, il gran visir. Gabriele Medi è, penso, uno... dei maggiori esperti di racchette e corde dal punto di vista tecnico in Italia, per i pochissimi che non lo conoscessero. Gran visir lui. Ah, Marco mi ricorda Basile a Graslama a Viareggio, è vero, quello è un altro negozio. E tu hai fatto il contratto con le Prince, gli ha fatto... Graslama non a Viareggio, a Lido di Camaiore, eravamo in spiaggia addirittura, eravamo un negozio in spiaggia. Spiaggia che quest'anno...
Quindi Dani, come dico, il consiglio delle volte vale più dei 5-10 euro in meno da spendere in online. Beh, certo, poi chiaramente che sbagliamo noi anche tante volte il consiglio, però sai, un conto è parlare, ti dà anche il cliente, diventa poi in parte che diventano tanti amici, quello che diceva il bar osteria, poi alla fine tanti, come dici te, vengono magari per il tubo di palle, stanno lì mezz'ora e si parla e non dà fastidio a nessuno. Adesso difatti il brutto di riaprire, quando riapriremo, che magari entra una persona alla volta, cioè quindi mancherà quel clima e speriamo che passi velocemente sta paura e passi velocemente sto cacchio di virus alla fine, tanto la paura. Gabriele dice che è un finto... Scusami, Gabriele dice che è un finto ingegnere, non è vero che è serissimo. Oh, bene. No, no, è serio, serio. Ma poi più che altro sai cos'è? Ti senti veramente basso rispetto a lui quando inizia a parlare di roba tecnica, non ci capiamo. Cioè, ragazzi, mi chiamo fuori, cioè, è troppo tecnico. Ma è lui, essendo anche romagnolo, poi lui li smonta e li rimonta, eh. Lui fa come con i motori. Furo, è veramente bravo, non ho niente da dire. E Miragoli Massimo, si è collegato, beh, con calma, colleghiamoci con calma. Non so, sì, allora, su. Tutti quanti stanno arrivando con calma. Dani, ora invece, per quanto riguarda le domande, dei ragazzi ci abbiamo fatto delle domande da girarti. Sì. E partiamo con, mi chiedono, qualcuno ha incordato sia in monofilamento che in multifilamento poco prima delle chiusure di tutti i centri sportivi, sì. Quindi diciamo all'incirca un mese e mezzo fa. Le tenute in modo corretto, quindi magari in casa, in luogo asciutto e non sicuramente in macchina. Tenute bene, adesso chiaramente, quindi, senza rompere le balle, ma l'ingegner Medri era meglio come risposta. Io ti posso dire la risposta che abbiamo poi, quando la gente poi cambia tanto le corde, anche se la tenuta ferma, è che praticamente il monofilo cede un po' prima. Anche se l'hai tenuto bene, ti trovi una corda che magari, se è stata ferma 2 mesi, magari un 2 kg li ha persi. Il multifilo invece tiene di più la tensione, inizia a cedere quando inizia a giocare, quindi stessa cosa al budello, quindi non ti trovi una racchetta ingiocabile. Sul monofilo magari qualcosina in meno avrai, però sicuramente più spinta, cioè un'ora, non è ragazzi perché sono stati fermi e hanno cambiato le corde, mi farebbe piacere, però andate a fare un'ora prima, aspettiamo un attimo, adesso intanto apriamo tutti a comprare le racchette nuove, quello è un dato di fatto, le racchette nuove ci vogliono, perché insomma... Bisogna spendere qualcosa quando lo riapriamo. Su. E visto che parli di racchette, l'anno era cominciato, forse questo era uno dei migliori anni per il lancio di racchette, perché si era cominciato subito con Dunlop SX, Yonex Izone. Erano in arrivo le Ultra per quanto riguarda il tennis, erano in arrivo le Ultra per quanto riguarda anche il padel, uscita le nuove ASICS Padel. Che abbiamo chiuso, che alla fine abbiamo fatto lunedì mezza giornata, si hanno consegnato le Pro Staff 97-315, ancora la versione nera, Total Black. E sono ancora nel cartone, mi hanno fatto neanche a tempo, sono lì, sono nel cartone, sono ancora tutto nel cartone. Quello che ho detto, la Speed nuova, la nuova che ha fatto tempo a farla provare un po', e sono tutte novità, c'è tante novità, ci sono tante novità e vediamo. Penso che verranno spostate ora i lanci di altri telai, perché certo. C'erano delle grosse novità. Ecco, non c'è nessun segreto, prima eravamo in contatto con, ero in chat con Wilson, con Paolo Minini, ci ha già fatto vedere la sigla della V13, non ci ha fatto vedere la racchetta in assoluto, non c'è stata speranza di spingerlo a farci vedere una foto, niente. La V13 diciamo però, che è la nuova Pro Staff. Non si sbilanciano nell'uscita comunque. Perché per adesso chiaramente i negozi sono carichi del lancio fatto della nuova, della Pro Staff nera rifatta, quindi caricare subito con calma adesso vedremo. Vedremo un attimo. C'è Brini Gianluca che salutiamo, Tennismania, che dice che le compro tutte, grande Luca. Le compra tutte lui. Quindi che sennò qua le compriamo tra di noi, Luca, sennò. E fra quelle che hai provato, penso che la Izone l'avevi provata, la SX o anche comunque c'è avuto la Izone, sì, ma devo dire, allora c'è questa tendenza dei telai adesso, tranne la Ultra, c'è stata questa tendenza nell'ultimo anno a fare telai più elastici, quindi cercare un attimino più di sensibilità, quindi adesso andiamo su cose tecniche, praticamente senti un po' di più la palla, meno fastidio al braccio e comanda in questo frangente la clash come vendite,
la ditta che ha spinto subito questi materiali è stata Donney con la Hollywood, e da lì è iniziato a partire. Però stiamo parlando di nicchie, quando è uscita la Wilson con la Clash ha preso la buona parte di mercato, seguita subito dalla Blade, e poi invece in controtendenza, mettendo altri materiali, sempre parlando di Wilson, hanno fatto la Ultra, che però è più rigida ancora, cioè è salita rispetto a quella vecchia. Quindi c'è stato un po' di tendenza a fare i materiali morbidi. Adesso vediamo come saranno le nuove evoluzioni. Comunque tutte le varie aziende stanno cercando di dare dei telai non più rigidissimi. Adesso vedremo le prossime bubble. Anche id con la Speed. Sì, bravissimo. Anche la Gravity. Manca l'appello solo bubble con la nuova Pure Drive che dovevano presentare a Parigi. Anche se Parigi è stato preso da Wilson, però faceva una presentazione della Pure Drive. E niente, vedremo se magari anche loro, anche se quella è una racchetta che va da sola, come diciamo nei video, quella la va in mano a chiunque, va bene così, a qualche uno fa male al braccio, ad altri no, e via. Beh, parlando di Babolat, anche la Pure Aero, l'ultima versione, aveva una rigidità comunque sì, loro dichiarata di 72, sì. Ma poi misurate, in realtà erano tutti quanti al di sotto fra i 64 e i 67 punti di rigidità, e anzi si dirigeva più verso un controllo che verso una spinta elevata come la versione precedente. Pure Drive, io personalmente spero che resti come indicativamente come l'ultima versione, che secondo me è stata una delle Pure Drive più belle degli ultimi anni. Neanche conosciuto è pazzesco. Infatti si vendeva benissimo. Cosa indecente. Ed è stato un bellissimo telaio. Ci chiede, secondo voi per noi amatoriali, quando si ritornerà in campo? Una bella domanda, stavamo parlando anche con Crugnola prima, si spera a giugno, si dovrebbe rientrare col sistema di come quando si è finito, cioè si gioca, niente spogliatoi, uno contro uno, puoi fare la lezione privata, il macello è i grossi centri avranno più problemi, magari il centro piccolo può far già giocare, cioè nel senso uno contro uno vai a casa e ti fai la doccia. Io mi immagino il Parioli, mi immagino l'Arbor Club, mi immagino David Lloyd. E come fai? Devi mettere in piedi, devi accendere tutto. Cioè, in qualsiasi caso non puoi fare una porticina che porta al campo per due poveri cristi quando c'hai un club della Madonna. Cioè, quindi, insomma, sui club più piccoli non dovrebbero esserci problemi. Si spera che per giugno si dovrebbe riattaccare. Ma invece Massimo chiede giocare con le mascherine? No, ma non credo. Ci sono quelle sportive, ci sono le mascherine sportive, sì, ci sono anche quelle. Ma sentendo parlare alcuni esperti, sentito anche in post oggi di Lorenzo Cazzaniga che salutiamo, che parlava che il problema grosso non è tanto, visto la distanza, lo star vicino, quindi la mascherina, ma sembrerebbe che le palline potrebbero teoricamente portare dei problemi, quindi si sta cercando di capire la soluzione palline, se possono essere un problema e come risolverla. Dai Martin Simone, mio amico, dice, ti vedo un po' ingrassato. No, in realtà no, sono... Questo ragazzo qua, ma no, ma come fai? Io sono veramente dimagrito, una cosa che non è vera. Avrò perso, l'ho detto prima, dal lobo di qua un 2 grammi, facili proprio, facili. Daniele Perini, chiede... Direi di no, speriamo di no. Cioè, giocare con la mascherina non si può vedere. Quello se è proprio l'anti-sport. Discorso appunto club, speriamo che sia giugno, ma secondo me qualche club piccolo, secondo me anche quando se noi ci danno l'ok di riaprire al 4 maggio come negozi, effettivamente faremo entrare magari una persona alla volta, tutte le direttive, le 4D come stanno dicendo, tutto qua. Ma anche i club piccoli, quelli che hanno i 3 campi, che non c'è la reception enorme, che non è, basta che tu li puoi mandare in campo e poi c'è gli spogliatoi, cioè non ci sono gli spogliatoi, vai a casa e fai la doccia, cioè è finita lì, come quando si era iniziato per la pandemia, solo per quello. Allora, Daniele Perini parla di VS perché era in uscita, non so se era poi arrivata in negozio la Pure VS. Una serie è andata da paura, ma perché c'erano già delle richieste, non so se continuerà, una racchetta non facilissima, è una racchetta che io, sai, che non è che mi fanno impazzire, box stretti, però vedo, insomma, siccome si vende adesso, non star lì, si vende tantissimo la Blade non è una racchetta proprio da quarta, in qualsiasi caso è una racchetta da buon giocatore, e invece, insomma, i numeri mi danno contro, cioè nel senso la Blade si vende tantissimo, una racchetta che alla fine, anche se ha messo il balance adesso più arretrato,
io pensavo che col balance 32 e mezzo la palla uscisse bene. Col balance 32 ho detto che era Wilson, ma cosa state facendo? Invece, avendo forse l'hanno resa più elastica, il fatto che ugualmente, anche se al balance neutro a 32, la palla esce velocissimo. E infatti la Blade è stata molto amata da, diciamo, da chi forse non la conosceva, mentre i puristi della Blade forse preferivano la versione precedente. Alcuni si sono adattati, sì, anche ho iniziato a provarla o tramite l'amico, tramite il negozio, ho iniziato a prenderla in mano. Non so quanti usati ci sono arrivati di Blade vecchia. Cioè, sì, sì, no, della Blade nuova. È andata come le Clash, cioè nel senso Wilson con questa nuova politica dell'elasticità ha avuto un gran successo, sia la Clash che le Blade sono andate molto bene. Da inizio anno... Aspetta, Max Luna, cos'è? Basta raccogliere le palline con i tubi, una bella ora a ripulirle, le palline si alternano... beh, sì, ragazzi. Niente lezioni di gruppo e doppio, sì. Se andiamo a quello, sì. Se inizi a pensare alla pallina... Vabbè, piuttosto che Gabriele Megri ci ricorda e sottolinea anche lui il fatto che la Blade è molto più semplice da giocare della, come stiamo dicendo, della pura Aero VS. Gabriele che ha fatto poi tanti test, quindi chi meglio di lui anche può sottolineare. Ho pensato adesso, ma scusa, piuttosto della mascherina e i guanti. Se proprio sì. Se proprio che... quanto al tennista ne è mai piaciuto, però piuttosto che piuttosto. Da inizio anno, Dani, quali sono i telai in cui ci hanno, quindi questi tre mesi, due mesi e mezzo? Silvia Presa che dice forse l'hanno resa più da donna. può essere. Ciao Silvia. Allora, un'altra domanda che mi hanno fatto, Dani. Tempi Grand Slam più 20 anni fa, ciao Max, grande, grande, grande. Dani si diverte a leggere i messaggi. Altra domanda che mi hanno fatto, da inizio anno, quindi questi due mesi e mezzo di vendite, qual era il telaio che stava andando come vendita per la maggiore? Rispondi te? Beh, le Idol sono andate... Non ha cambiato niente. No, beh, pur Drive è ormai... Però diciamo, delle nuove famiglie, la Idol mi sembra è andata benissimo. La Idol di Onyx, sia la 98 che la 100. Anche lì, ricordo... È incredibile, quindi il primo gruppo è andato forte. Adesso il discorso di vedere sempre queste cose, te lo dico. Allora, quando c'è l'uscita di una racchetta, c'è il primo pacchetto. Adesso questa è una cosa che magari i clienti non sanno. Comunque, il primo pacchetto c'è una grande richiesta. Capire se funziona una racchetta è già dalla seconda uscita, che passano due mesi. E allora ti dico, le zone è andata fortissimo. Ora, doveva uscire il secondo pacchetto in consegna e mi sembra che forse era arrivato qualcosa, ma abbiamo chiuso due giorni dopo. Cioè, quindi a capire quanto le zone prenderà così forte in tutto il mercato... Invece la sfiga, per esempio, della Speed, la Speed nuova è uscita e abbiamo chiuso. Sì. Coraggio. Anche lì, un po' di richiesta c'era, poi speriamo invece. La Speed sarà un po' una lotta perché è un cambio colore, sì, il materiale 360 Plus, lì o piace o non piace, perché a dire tra il 360 normale e il 360 Plus, adesso quelli della Edis mi sentono, mi ammazzano, sarà un divario incredibile, però se piace l'estetica speriamo di venderle, perché è molto molto simile. Sempre. Invece, ritornando a Yonex, le Izon sono state un cambiamento molto forte. Sì, posso dire. Ha aumentato anche lo sweet spot, quindi di poco, più gel nel manico, quindi attenzione anche lì al braccio. Anche vibrazione. E soprattutto una spinta, è un livello di spin molto più marcato rispetto alla versione precedente. Un telaio che rispetto a quella che ora è la penultima versione ha molto più carattere, Daniele. Sì, no, molto più diverso. No, va bene. Sto leggendo Marco Tognolo, questo vuole. In Italia è andato troppo tardi. Marco Tognolo chiede delle Dunlop SX. Cosa ne pensi? Rispondi te. Beh, Dunlop SX le ho provate già da quest'estate, abbiamo fatto un video anche con Diego Narciso ed è gran bella novità. No, scusa, non è che lo stai spiegando bene, è che sto leggendo il mio dipendente cosa ti ha scritto. No, Dani, fare la diretta con te sapevo che era un rincorrerti. No, allora si parlava dell'SX, una gran piacevole. Che la da Silvia, sono sempre stata molto curiosa. Una racchetta attuale sui 300 grammi con un'inerzia abbastanza bassa, c'è solo Ed. Beh, c'è la Clash. C'è la Clash. C'è la Clash 98, secondo me, perché lei gioca forte. La Silvia,
Eh sì, non ha specificato. No, sì, no, non so che video fa. Sì, ma ne ha provate tante, quello è il problema. Adesso vediamo quando riprendiamo, Silvia, vediamo. Se troviamo qualcos'altro. Parlavamo dell'SX, quindi una piacevole novità, un telaio che, al contrario di quello che si pensa... No, no, beh, magari qualche secondo. Al contrario di quello che si pensa, non è una spin machine pura, quindi non è un telaio che genera spin in modo gratuito, ma come quelle famiglie sembra che sta un po' sparendo, ma anzi è un telaio che genera spin se viene cercato, ma generando anche tanto controllo. Nonostante sia una profilata, il livello di controllo è davvero elevato e ha un sistema di cordatura tale da avere un piatto fitto centrale che si va poi ad aprire in testa, in modo che ti aiuta sia se... E questo è grazie a Gabriele Medis, cosa me le insegna Gabriele? Grazie, sei tecnico. E quindi ti aiuta se colpisci decentrato che è centrato. La tua passione per i Lego e per i Topolino, vediamo che viene fuori. Il camion dei pompieri, e questo è il getto d'acqua per quando c'è il fuoco. Questo è quello che faccio a casa, direi ottimo. La mia passione. Ti saluta Alessandro, anche Alessandro Pilotto, che è conosciuto in Australia a Roma. Ma non mi ricordo chi è questo Alessandro. Amico poi di Guido. Grande Ale. Guido Monaco, grande Ale. Dai, altro che domanda. Allora, come dici sempre tu, allora abbiamo parlato di inizio anno, invece i must a livello di telai venduti, come tu dici, escono tanti telai, sì, tanti. Poi alla fine... Forse un po' troppo, per noi negozi forse un po' troppo, perché poi il magazzino è veramente pesante. Alla fine quelli che si vendono sono la Blade, Pure Drive... Quelli si vendono in massa, pure Airo e c'è Beh, soprattutto la Clash. La Radical Direct va sempre bene, è una racchetta che è facile per tutti, anche quella. La Pure Airo quest'anno si è venduta quasi a pari della Pure Drive, una cosa pur essendo una di quelle più care, perché alla fine fa tanto, una cosa che non diciamo, ma molti guardano anche quello. Cioè la Pure Drive si vende tanto perché a 150 tu c'hai la tua bella Pure Drive, inutile che stai lì. Con le altre oramai sfiori sempre 189, 199, quindi c'è anche quello il fattore che la Pure Drive esce veloce. Uno si fa la coppia con 300 euro incordato, tutto quanto, non è male. Quindi per quello si vende anche tanto la Pure Drive. Quanto aiuta il testimonial? Nel senso, Nadal, Federer, Djokovic, mi viene in mente per esempio anche sia per Lacoste che per Reed. Quindi quanto il cliente ancora oggi viene in negozio chiedendo voglio la racchetta di Nadal o vengono già con un livello di, diciamo, di istruzione, di conoscenza? No, dei prodotti. È aumentato tantissimo, come per il discorso corde, è aumentato tantissimo, internet fa tanto, è inutile star lì, i personaggi che parlano su internet, insomma tanta gente li ascolta, tanti ragazzi li ascolta, arrivano maggior parte, adesso siamo nel 70%, sono preparati i ragazzi, cioè sanno cosa vanno a prendere. Una volta mi ricordo, fai una decina d'anni fa, mettimi la corda che vuoi te, la racchetta dammene uno che vabbè può andare bene. Adesso iniziano tante domande, insomma. Adesso vendere una racchetta, insomma, è carino, più bello. Cioè, devi anche saperne. Ti confronti anche. Ti confronti e non, chi hai davanti non l'hai visto giocare, quindi in qualsiasi caso ti fidi ciecamente di quello che ti dice. Poi cerchi di dargli il consiglio migliore, ma tante volte, insomma, loro vogliono ugualmente provare un qualcosa in più. Cioè, quando mi arrivano a chiedere l'RF... Nell'RF 340 grammi, se non gliela dai, poi se la vanno a comprare su internet. In qualsiasi caso, puoi dissuaderli quanto vuoi, ma se uno si è messo in testa perché ha visto, ha letto qualcosa che può andar bene, alla fine lì non c'è niente da fare. Ma la maggior parte dei ragazzi, comunque, ti dà, non so, 2 o 3 opzioni, tipo, mi ha consigliato il mio amico, ho provato questa, e allora è già diventa divertente, spieghi tutte le racchette. Cioè, quello è migliorato. Stessa cosa, è migliorata tantissimo le corde. Le corde i ragazzi ne sanno tanto, tante volte sono più di noi, ragazzi, poco da fare. Tante volte sono clienti che sono più di noi. Per un lato è anche meglio perché forse si sta cominciando a capire che di abbandonare tensioni monofilo a tensioni elevatissime. Dai, anche però se è sceso l'ultimo anno, 23 sembra già tanto, 24-23 è già una tensione della Madonna, altissima. Anche perché facendo un discorso serio, in tanti non sanno che nel primo anno di attività, per chi si avvicina al tennis per il livello amatoriale, tanti si fa male e lasciano parzialmente il tennis per un problema di incordatura, perché si tende a
si tende a incordare, prima si diceva a proposito di tennisti, di emulare i 25 kg e mezzo di RPM Blast di Rafa Nadal, che per non serve praticamente a nessuno, perché una corda che posso, cioè, incordata a un livello amatoriale e ha così tanti chili, può solo che creare problemi. No, cioè, mi ha chiesto adesso l'uso la tensione più bassa che hai fatto a un maestro Comono. Che collabora con Gianni Gioia, che saluto Gianni, ciao Gianni. Ciao Gianni. 7 kg. 7 kg sulla Prince con i buchi larghi o 3 e senza raddrizzare le corde. Quindi perché se mentre raddrizzavo le corde voleva 5 kg. Quindi la toccavi e la palla andava da sola. Maestro che gioca anche bene. Quindi nel senso che la tocca e fa molta meno fatica, quello è il massimo. Invece a livello dei giocatori forti, quando abbiamo incordato ai tempi a Lugano e a Biella, beh, Volandri 14 kg, è l'unico che mi ricordo che era proprio dalla Spagna, ha detto non vi mettete a ridere, però 14, proviamo. Però aveva una corda anche l'Original, che è un palo della luce di Luxilon, che è 1,30, quindi i 14 dell'1,30 di Luxilon, insomma, sono quasi un 18-19 di un'altra, penso. Una corda normale. Allora, chiedono Giancarlo Lanzotti se della Pure Drive nuova, quindi si sa se c'è no, perché la presentazione era a Parigi, Ponte 1-2 giugno, mi sembra, e nulla, proprio né foto né niente, cioè proprio zero. Bloccato tutto, adesso boh. Non ho più sentito i ragazzi di Bavaro, quello è vero. Vorrei anche fargli una telefonata. Poi. Che saluto Charlie, Cristiano e anche quelli. Massimo, che salutiamo. Salutiamo tutti. La tensione media, allora chiedono sempre tensione media, stesso discorso, monofilo 6 a 23-22, multifilo puoi azzardare ancora, c'è tanta gente che fa tranquillamente il multifilo anche 25-24, non è un problema, però il consiglio è sì, 23-22 va benissimo, 23-22, 22-21 si diventa una racchetta più severa, quindi con un box più stretto, più semplice. Un'altra domanda che mi ha fatto Giancarlo Miele mi chiede: Dunlop può ritornare con la serie SX? Poi ci sarà anche una novità Dunlop quest'estate, che non so se verrà spostata, ma doveva uscire un'altra nuova serie. Potrà ritornare ai livelli di una volta? Mi viene in mente tipo la Max G di Joe McEnroe. Cioè, può dar fastidio? Tutto bene che voglio Daniel. Spero di sì. Per adesso non vedo lo spazio, però spero di sì. Non vedo lo spazio per il semplice fatto che è vero che le racchette sono tutte belle, ma Dunlop leader mondiale, numero uno al mondo sulle palle. Cioè, a Milano, se non hai le palle Dunlop forte, è inutile che apri il negozio, perché in una giornata vanno via due cartoni, solo i clienti, cioè non che comprano i cartoni, solo a tubo, vanno via la quantità di 36-40 tubi al giorno. Solo Dunlop forte. L'entrata, ricominciare da capo sul discorso, perché devi ricominciare da capo Dunlop. Quindi, o entri aggressivo, o essere a pari, solito discorso, è brutto, ma essere a pari al prezzo della Pure Drive ti blocca tutto il resto. Quindi è vero che le racchette sono belle, uno dice ma la mia è bella, perché non posso stare allo stesso prezzo? Tanto è anche più bella. Ok, la realtà del negozio ti dice, nel momento in cui fai scegliere i ragazzi, li fai provare, a meno che uno non si innamora, alla fine esce sempre quella. Quindi o si parte, si fa un anno aggressivo, ma questo non solo Dunlop, Technifibre, sparito dal mercato. Io negozio, se no ottimi telai anche le appese bellissime, però care, troppo care, cioè può permetterselo in questo caso, non so, Donney con la Allwood, ok, si vende, è cara, però c'ha tante cose da dire, non è una racchetta normale, questo è un esempio, qualche Prince bella, però le altre, se vogliono entrare nel settore come la Dunlop vuole entrare a prendere la bavola tra la Pure Drive, perché alla fine è quella un po' tra l'aereo e la Pure Drive, stai più aggressivo. Cioè, non c'ho tanto, andate a 129 al pubblico, fate un anno così, poi si può alzare, e sei sicuro che prendi tanta gente, perché la racchetta è bella, però se sei a pari è dura. Difficile. Invece, si parla sempre di corde, si parla sempre di telai, le scarpe vengono spesso quasi dimenticate. La scarpa è fondamentale per giocare a tennis, perché ti evita un sacco di problemi. Ma dalla mia leggerezza vi dico che è fondamentale. Tramite davvero, la scarpa corretta ti è quella maglietta che hai su, non so se hai fatto apposta. No, sono la sai che io come avviamento uso che Swiss, quindi
Francesco Balestrini. Sì, no, la scarpa comunque è... Allora, c'è un discorso in generale. La scarpa è fondamentale perché ti evita tanti problemi. Si pensa sempre al telaio. Finalmente adesso si pensa tanto anche alle corde, che prima nessuno quasi calcolava. Adesso vorrei fare anche un bel discorso sulle scarpe, perché ragazzi, le scarpe da tennis non bisogna giocare con scarpe da running, non bisogna giocare con scarpe da fitness, ma con scarpe da tennis che abbiano una trazione corretta sulle varie superfici. Inutile giocare con scarpe da terra su scarpe da cemento, piuttosto usate... Non è che tu ti possa permettere più un paio di scarpe, no, piuttosto comprate delle Allport e va bene per delle su varie superfici, perché vi evita tanti problemi di infiammazione, tanti problemi ai piedi che possono poi... Ti posso dare l'esperienza comunque negli ultimi anni, è praticamente... Era che ti ho perso. Ci sei? Sì, ci sono. Niente, vai a scatti, ti muovi troppo. Stai bello tranquillo. Sono fermo. Connessione fasulla. Dove sei? A Paullo? Sì, sono a Paullo, a casa. La connessione va e viene. No, volevo dirti, allora, l'esperienza degli ultimi anni ci ha portato ad avere 90% delle scarpe... Adesso non so che i numeri sono brutti, però dai 140 euro a 160 euro il prezzo di listino. Okay. Il 10% scarpe da 90, 100 euro. Cioè, in sintesi, il cliente cosa vuole? Il buon prezzo sulla scarpa top. Non vengono più a chiederti la scarpa intermedia. Perché, come hai detto te, sanno per le articolazioni, sanno che il top comunque resiste di più. E quindi vendi tutte. Ma che è giusto come cosa. No, eh? Ma è la cosa corretta. Noi che le vendiamo sempre scontate, però alla fine il cliente si è abituato a prendere scarpe belle. Cioè, oramai pochissimi entrano, voglio la scarpa da combattimento 60-70 euro, perché sanno che tanto gli dura pochissimo e non ammortizza niente. Cioè, quindi, la fascia che si vende è sempre il top di ogni azienda, da Diadora, Mizuno, Asics, Nike, Adidas, cioè tutte quante, tutti i top di gamma. Chi Swiss in assoluto, che ogni io la amo, mi piace tantissimo, come tanto Asics, io ho trovato ottime, una scarpa che l'otto, adesso mi ricorda l'otto Mirage, sì, insomma, l'otto Mirage, ma un'altra scarpa ad esempio che mi è piaciuta molto e che si vede ancora poco, ma perché è poco conosciuta, per me la Wilson, la Rush 3.0, sì, è stata di top di gamma, una top di gamma, però è una scarpa che tra i 90 e 110, giusto Dani? Come prezzo, la Rush 3.0? No, sui 100 euro. No, però in vendita tu la vendi, ah? Beh, si vendono poi a 99, si spera di vendere qualche mese a 119, come fanno sì. Però è una scarpa che top di gamma che puoi dare quasi a tutti, peso intermedio. No, adesso quel discorso che stai facendo adesso, stai attento perché Asics, che è quella che comanda il mercato, dopo due mesi è a 99 euro. Quindi uno dice, il ragazzo dice, se io ho il piede che mi va bene su Asics, cioè pianta stretta, mi comprerò sempre Asics. Aspetto due mesi, non prendo il colore nuovo e vado a 99. Dovremmo uscire un po' da questo discorso, però è anche vero che insomma c'è troppa guerra su quella. Ecco, quello può dar fastidio a Inter, perché c'è tantissima guerra sulle scarpe. Cioè, quello è vero. Una scarpa mediamente ogni quanto va cambiata? Cioè, nel senso, giocatore medio che gioca 2-3 volte a settimana? Diciamo almeno 2 volte a settimana? E beh, lì sei 2-3 volte a settimana e sei a 6-8 mesi, non di più. Diciamo, quindi si andrebbero cambiate mediamente un paio di scarpe l'anno. Sì, e uno che gioca comunque 2-3 volte a settimana, se non è alla stessa superficie, il consiglio è una da terra e una da veloce. Così gli durano molto di più, tutte e due, fa la doppia spesa, ma gli dura... Perché giocare 2-3 volte a settimana non è il giocare. Io, il cliente quarta, appassionato, gioca una volta a settimana. E forse fa un'ora di lezione, ma neanche... Cioè, quindi il 2, 3 o 4 volte è già un giocatore, cioè già uno che gioca. Che gioca più assolutamente. Bella appassionata. Cosa ne pensi di Noene? Noene benissimo. Noene sulle solette d'applauso, sui manici un filino titubante, perché ti va a togliere tanto spessore, un po' di comfort, togliere vibrazioni, però non ha... Non è che è personale, perché tanto l'unica cosa che non ho mai avuto problemi è il gomito. Quindi l'unica cosa è che proprio toglie tanta impugnatura. Quindi dopo devi riuscire a rimettere l'impugnatura con spessori. Quindi sì e no. Invece sulle solette pazzesche.
quanto è importante. Cos'è sulle corde? 4. Ci saluta Lorenzo Cazzaniga. Devo dire. Dove ciao Lori. Grande saluta bella. Adesso. Grande Lori. Domanda ancora sulle scarpe. Il ragazzo è passato l'Hyper G, sì, grande. Salito di livello, chiaramente. Il 4S che tiene la tensione, corda media, l'Hyper G è un top di gamma di un'azienda, quindi insomma, sicuramente è salito di livello come corda. Dopo da lì iniziare a provare la Loop Power, iniziare a provare altre 4G, insomma, c'è tanta altra roba. L'Ice Code, no, l'Ice Code no, da provare il Razor di Tecnica Libre, bello anche quello. Domanda scarpe ancora... Wilson, ottime, sì. Ok, allora, domanda per sei... il maestro, non sono ritagliati come altri. La parte iniziale, l'applicazione, ho visto alcuni video americani, ti piegano tipo cartine. Tu, la parte iniziale, no. La parte finale, se non hai la forbice, la tagli come cartina. Parte iniziale devi tirarlo bene il turno. Quindi è piatto, non hai l'inizio, non hai adesivi, quindi non ti rovina il manico sotto, che non è mica male, anche quello. E, quindi lo tiri bene il primo giro, poi la parte finale, se sei... A parte che il turno arriva al pelo, quindi... Comunque la parte finale, se hai la forbice, lo tagli come le cartine, come dici te. Quindi, no, no, la parte iniziale devi solo tirarlo bene, non fa nessuna piega, basta tirarlo bene. Dani! Ci sei, mi riascolti? Sei molto concentrato sui messaggi. Leggendo, vai. Dimmi. Dedica 2 minuti ancora. Quanto è importante... Mi sto divertendo la cifra. Quanto è importante consigliare la scarpa? No, Daniele, che ha scritto io più scarpe di una donna. Dani ne ha tantissime. Allora, dicevo, quanto è importante scegliere la scarpa giusta? Nel senso, oltre la marca, oltre il modello... Ma come abbiamo fatto anche in una bella spiegazione tecnica qualche mese fa, i piedi non sono tutti uguali. C'è chi ha un arco plantare più pronunciato, una pianta stretta, una pianta larga, è per quello che tutte le case produttrici ormai fanno scarpe mirate per giocatori a pianta larga e per giocatori a pianta stretta. Non tutte le scarpe vanno bene per tutti i piedi. ASICS fa la Speed, che soprattutto per un giocatore veloce, leggero, dalla pianta stretta, la Resolution per un giocatore un po' più pesante come noi, dalla pianta larga. Ci sei? Smettila, leggi che l'ho scritto Lorenzo. L'ho letto, lo diciamo. Quindi, Dani, come... mi scopri che abbiamo cambiato il negozio. No, non dirlo ancora, rispondi prima. Quali sono i primi... Quindi... Come orienti la persona a scegliere la scarpa giusta? Ah, beh, in base alla pianta, sicuramente la prima scelta è in base alla pianta. La prima domanda è quella. Poi tanti hanno lo storico che hanno altre scarpe, quindi se si sono trovati bene continuiamo con quella, con la versione nuova. E poi noi, vabbè, il mio difetto è che faccio provare tante, quindi vado tanto in confusione. Quindi quando viene da me, bene o male... 6 o 7 modelli li provi, quindi un po' in crisi lo mando al cliente sulle scarpe, perché mi piace dargli un po' di scelte, quello sì. Allora, diciamo la domanda di Lorenzo. Lorenzo da arrivi in negozio, lo riapri e te l'hanno svaligiato. Quali sono i primi 5 prodotti, quindi non identifica scarpe, racchette, quindi in generale i 5 prodotti primi prodotti che compri? Per noi le corde. Per noi in assoluto le corde, cioè i telai. Allora, il telaio che metto dentro adesso come adesso, chiaramente è inutile star lì, siamo a Milano, non so come mai, mi metterò dentro Pure Drive, o Pure Drive o Pure Air, è inutile star lì. Nelle scarpe metto ASICS, nelle corde, vabbè, dovrei mettere una marca che sono affezionato perché siamo tornati i distributori, però nelle corde metti tranquillamente l'Upsilon, e boh, c'è tante altre cose dopo. Comunque, se non vuoi fare, vuoi tornare subito su col fatturato, perché è la cosa che dà più fastidio, mettere robe commerciali in un negozio tecnico. Bisogna avere le nicchie, è carino avere, quando arrivi da me, ma c'è quelle cose un po' strane che non trovi. Invece, se devi fare subito fatturato, metti le cose che vendi, c'è poco da fare. Chiudendo il discorso scarpe, come abbiamo fatto per il discorso tennis, quali sono i marchi che vanno per la maggiore? Hai visto Federico? Direi che ne fai provare troppe per la sua disperazione. Adesso allora, quando torniamo la polvere, quando torniamo ti chiedo, allora, quali sono le scarpe che vanno per la maggiore? I marchi di scarpe che vendi da noi e ASICS,
non più come l'anno scorso la Solution, ma la Resolution quest'anno, okay. la 8 ha spopolato. Poi chi vuole la scarpa leggera, benissimo, chiaramente la Solution. Sta prendendo anche un po' di margine la quella di Djokovic, la FF, la Tour, però un po' di difficoltà sempre col collo, perché chi ha il collo tipo molto il mio, un collo insomma un po' massiccio, non capisco perché insomma sono esile, un collo così dovrebbe andare bene su tutte le scarpe, lì faccio fatica, non entro neanche di striscio. Quindi dopo subito dietro comunque veniamo benissimo Adidas, Lotto va benissimo, Wilson, Mizuno, Diadora, insomma dopo è una bella lotta, c'è del mondo dopo. Nike meno perché vabbè, non avendo la diretta te lo posso dire, quindi ne abbiamo poche, quindi, ma penso, visto le ultime, non è che stanno facendo questi numeri di... Non lo so, se la Vapor sembra sempre la stessa, vabbè, insomma, le solite cose. Non è quella più richiesta, cioè da oramai 5 anni che ti entrano e chiedono ASICS, sì, ragazzi. Quindi è il marchio. Ragazzi vogliono ASICS. E poi dopo Key Swiss invece chiedono la scarpa più comoda, io vado, li porto da Key Swiss direttamente, mettono sulla mia e a posto. E lì escono con la scarpa e sono felici, perché è la scarpa comodissima, ragazzi. Beh, anche un'ottima prestazione, non è solo comoda. Anche a livello prestazionale, sì, quello che uso io, che la Express fa solo terra rossa. L'unica cosa che abbiamo chiesto, non ho capito perché, è di fare anche un all court. Invece continuano a far solo limite in alcuni casi, perché non tutti usano sempre solo terra rossa. Ok, Milano ha tanti campi terra rossa, ma chi frequenta il Lido sul veloce, non puoi dare quella scarpa lì, si impianta. Cioè, per dirti, c'è anche quello. Poi Cristian Damba, Stefano e poi Fede le fa sistemare a me, sì, ma solo al sabato mattina le sistemi. Dovresti venire, sono giorni. Cose di negozio. Grazie. Che Dani, tu con cosa giochi, chiedono? Racchetta e scarpa. Racchetta, corde e scarpa, il tuo setup di gioco. Scarpa Key Swiss, l'Express, quella con la tela davanti, che la versione nuova è arrivata con un gommato leggero davanti che devo riprovare, e poi la racchetta è la Pacific, la Nexus da 10 anni, nel senso che prendo sempre la versione aggiornata. Io ho un problema di tunnel carpale, quindi tutto ciò che pesa un attimino, sui soliti 300 grammi, li provo 10 minuti per capire com'è la racchetta, e poi mi viene formicolia. Invece la Nexus è 118 di piatto, quindi è spettacolare, fa tutto da solo. E poi dopo i 225 grammi, una figata è quella, da Shura, la racchetta da vera Shura. E quindi è la mia racchetta ormai da una decina d'anni. Cosa pensi degli oversize? Cosa vuoi, cazzo? Che c'è un discreto giocatore svizzero, penso allora, credo che parli di Roger Federer. Chi è? È un ragazzo svizzero, si chiama Roger Federer, che gioca a tennis, non so se lo conosci. Ma dov'è? No Roger, non è qua, Roger, non è con noi, sarà a casa. Lorenzo dice che c'è... Credo che voglia dire, Lorenzo, che c'è Roger Federer che utilizza un setup di scarpe similari a quello da corsa, quindi da runner, poi che Nike lavorerà per lui, perché sia lui che Rafa hanno scarpe disegnate. Roger, se hai sentito, ha messo una buona partecipazione a una ditta di running, quindi... Non è detto che poi le scarpe si slega da Nike e fa tutto con On. Sì. Quindi, che è questa ditta svizzera. Quindi, insomma, lì potrebbe essere... Sì, ma la scarpa leggera va benissimo. L'unica cosa è che la scarpa da running vai dritto. Noi a giocare a tennis abbiamo gli spostamenti laterali. Laterali. Quindi anche la Solution, che è leggerissima, quello che vuoi, ma il primo difetto è tagliarsi di fianco. Quindi ultimamente hanno migliorato. Però la Resolution ti dà più stabilità, te la senti più stabile. Perché ha un supporto laterale. Pesa 40 grammi in più, però. Sì. Fabio Lena, 118, un mamma. Lo sai, hai perso un doppio, mi sembra, Fabio Lena. Mi sembra che l'ha perso un doppio. Cosa pensi degli oversize? Dei telai oversize? Sfondi una porta aperta, ma no, però attenzione, l'oversize profilo stretto, quindi che potrebbe essere la vecchia Chang, la Prince Graffite, sì, bene, l'unica che sta andando veramente bene di questo settore può essere solo la Blade 104, le altre, il racchettone invece, bene per un giocatore amatoriale, sai cos'è? Che aiutano tanto,
cioè c'è poco da fare. E noi siamo abituati invece in Europa, penso, perché sentendo le aziende, poi non è che solo l'Italia, l'Europa vuole la racchetta un pochettino più tecnica. Invece se tu attraversi l'oceano, arrivi in, quella, in quel posto chiamato America, e là il racchettone spopola, tutte le aziende fanno almeno 3-4 racchettoni e le vendono, e sono le racchette più care, in assoluto. Sì, soprattutto per il mercato americano. Sì, sì, le vendono, continuano a fare. Per quello che tu vedi, non so, la Ed continua a fare della linea Prestige, Speed, Radical, fanno tutte quelle grosse, che non ne vendiamo una, ma non ne vendiamo una in Italia. Adesso non so, magari ne vendono altre parti. Invece, ti dico, da noi si vende proprio le signore quelle, basta. Invece dovrebbero provarla con i ragazzi, un bel racchettone. Infatti la mia in test fissa in negozio, la 118, per far capire un attimino com'è. È vero che la mia è l'estremo, è proprio 225 grammi, non c'è mano a niente. Ci sono altre che, insomma, sono un bel racchettone, che sono un po' più pesanti. Marco Biroli chiede, Lorenzo, non allora, ho capito Marco la domanda, Biroli, quindi mi ha già corretto. Marco Biroli chiede, lui pesa sui 100 kg, quindi un giocatore come noi. Bisognerebbe capire, Marco... No, bro, fatto la domanda, rispondiamo. Consiglia qualcosa al di fuori della lotto e vediamo cosa ti risponde. Ah, ok, uomo lotto, quindi... no, però facciamo anche un esempio, un giocatore sui 100 kg, pianta larga... Sicuramente Marco lo sai, sta più sicuramente... Su... Bravo, sì, sì. Super ammortizzate, la lotto chiaramente la Mirage 100 spettacolo anche lei... l'ultima versione devo dire che l'hanno stretta un filino, andava un po' meglio la versione precedente, però bene anche loro. Comunque super ammortizzato, importante prendere scarpe che sul talone siano super ammortizzate. A proposito degli oversize, Marco dice che lui si trova benissimo con la Clash 108, e Andrea Peruzzo dice la Ultra 108 V3 è di parte, Andrea, quindi non la Ultra 108. No, ma è vero, ma fate anche noi, ma quello che sbagliamo siamo noi negozi, perché tante volte, anche quando facciamo l'ordine, ma c'è il racchettone? Sì, ne prendo 4, 5, non metto magari neanche il test. Invece, secondo me, è da rivalutare, difatti stiamo inserendo anche quelli, cioè avere test di quelle racchette. Perché sennò il ragazzo va al buio, cioè proprio al buio, dice, sì, può andare bene. Sai cos'è la cosa negativa? Che tutti i racchettoni sono più bassi di peso, in qualsiasi caso. E ragazzi, ormai sono abituati a sti cavoli di 300 grammi. Beh, c'è la Serena quindi, Williams, che è una 104 bella sostanziosa. No, ma quella è sua particolare, lascia stare. La 104 normale è 290. Sì. Cioè, tutto ciò che ti avvicini a una racchetta un filino più larga va giù di peso. Quindi il ragazzo è un po' prevenuto. Bisogna solo farle provare. Si può fare sempre... Si può fare sempre un lavoro di customizzazione. Quindi partire da una racchetta leggera, oversize... Okay. Sì, però uno che si compra la racchetta nuova si già inizia a customizzarla. Sì, e diventa poi difficile da spiegare. Ci saluta anche Angelo Tanganelli, che è stato un campione del mondo di tennis over 50. E Daniele Ferini anche ci saluta. Dani, abbiamo fatto una bella chiacchierata di quasi un'ora. Ragazzo giovane. Ciao Riccardo. Ragazzo giovane. Lo so che i nostri clienti, secondo me, gioca con la racchetta sbagliata, è vero, però devono provare, l'amatore deve provare, Ricky. Almeno 3-4 racchette all'anno devi prenderle, insomma, dovrai far girare questa economia. Le Pro Kennex, Alessandro Pilotto parla di le Pro Kennex, è in telaio, la Black Ace nuova, meraviglioso, e la serie... Non abbiamo parlato di Pro Kennex, ce ne sarebbe da parlare qua. Pro Kennex poi è una di quelle... Sta andando benissimo l'ultima linea Pro Kennex, la serie K. Di Pro Kennex, ragazzi di Brescia, vendiamo tutto, una cosa indecente. Ormai. Si vendono tanti di quei telai. Si vende sempre, però, il solito discorso che faccio in negozio ai clienti: si vende solo quando uno sta male. Cioè, Pro Kennex è quella medicale. Cioè, nessuno mi arriva prima a chiedere una Pro Kennex. Appena ne arriva una punta di male al gomito, Pro Kennex. Siccome sta facendo telai belli, è da valutare anche un po' prima. Cioè, siccome i test ci sono, uno lo prova e vede. Perché non è solo un telaio medico, anche un telaio che adesso dà tanta prestazione. Massimo Leuzzi, che saluto, parla di una VCOR 97. Non lo conosco, no, mi sembra di non conoscerlo. È in prova a una Ioness nostra da 2 mesi. Sai cosa ti costa, Massimo, quella Ioness? La stai e già comprando? Massimo chiama Rafa Nadal alla follia, giusto Massimo? Allora, Davide Giulivi, parlando di Clash, come ci vedete su una 100 Stream Project Magic? Ho amici che dicono che per pulirla bisognerebbe evitare il mono. No, va bene il mono. Stream Project Magic, qui è morbidissimo.
va bene anche l'Armor Soft. Beh, poi parliamo di una ditta italiana che sta funzionando, che è Steam Project, mannaggia. Ragazzi, non facciamo pubblicità, dobbiamo parlare in generale. So che ti vai d'accordo, quindi facciamo pubblicità. Io vado d'accordo con tutti, cosa è difficile non andare d'accordo. Italiani veramente bravi. E il mono sulla Clash va benissimo ed è più reattivo, è il consiglio che danno. Cioè di non stare tipo 22-21, 21-20, ma mono va bene, va benissimo sulla Clash. Poi ci sono tanti clienti che hanno usato Budello sulla Clash multifilo, però il mono va bene, va bene. Parlando, ho visto che di marchi italiani, adesso in Italia negli ultimi due anni sono nati Stream Project, iString, Stringlab, tanti ragazzi italiani che sono messi nel mercato delle corde, facendo dei prodotti comunque costruiti all'estero, poi commercializzati e in tal caso selezionati e scelti da aziende italiane. Cosa ne pensi? No, cosa ne penso in generale? In generale. Secondo me ci sono troppi marchi adesso, però è giusto che ci prova tanta gente, è giusto trovare la corda giusta. Ti dico, noi forse abbiamo il rapporto con i ragazzi di Stream Project, secondo me delle loro almeno due o tre sono belle, ma sicuramente Stream Lab avrà tanta altre corde belle, perché io conosco la House che è molto bella, ma avevi portato tanti campioni, bisogna provarli, sì, sì, portati, sì. Cioè, quindi c'è tanta roba nel 2020 che dovremmo fare, se riapriamo bene, di provare tantissime corde italiane e farle crescere in qualsiasi caso. Cosa ne pensi delle corde gamma? Io non le conosco personalmente, quindi non do più. Ero giovane, ero molto giovane quando c'era Gamma Italia. Mi chiamo fuori, non le ho più trattate. No, non le conosco. Mi spiace, sul giro le gamma mi spiace, ma non. Poi c'è anche Pacific, un'altra nicchia di corde. Pacific, la mia racchetta, ci sono anche le Pacific di corde, però anche lì nicchie. C'è un altro marchio, uno giapponese, che mi sembra abbastanza Dose. Famoso, però parlo di parte in causa, quindi. 2020 sarà montate solo Gosen, 2021 solo Gosen, d'ora in poi solo Gosen. Solo no, Gosen. Vabbè, montiamo tutto, montiamo tutto. Marco ricorda di W, cioè, che ci sono anche dei marchi di abbigliamento italiani come suo, W che sta prendendo tanti circoli, e qualità davvero ottima, e quindi l'Italia speriamo che torni. W, però scritto W, quello di Marco. Te lo farò provare. È un gran marchio, quindi speriamo che anche in Italia ritorniamo forte con dei nostri marchi. Per quanto riguarda i telai, adesso tu hai dei test Snauert di... Ah sì, stavo dimenticando che ci hanno lasciato i test da far provare, quindi corde che richiamano molto il vintage, racchette che richiamano molto a vederle il vintage, però da provare, quelle almeno facciamole provare, vediamo come risponde il pubblico. Vediamo anche perché c'è dietro un gran lavoro di Roberto, che è ingegneristico, che ha fatto dei grabbi. Le uzze tremendo, Gosen le usava anche la Sabatini sulla sua Yamaha Segret. Non è che vuol dire che sono rimaste vecchie le Gosen, si usano ancora, non le usano i giocatori perché questi ragazzi giapponesi non spendono, non gliene frega niente di prendere un giocatore con Gosen, però la qualità c'è, dai, su, non fare così. Ora invece una domanda. Mi senti, Dani? A Rollo Moruso e il Polipack. Cosa in Polipack? Poi, dimmi. Il padel, come sta andando e cosa ne pensi? Dai. Non si incorda e quindi no, non dai, ti piace, lo so. No, non è che non mi piace, è che non c'è commercio. Cioè, io prendo la racchetta e non ti vedo più. È un gioco così, vabbè. No, è divertente, dai, divertente. Da quando hanno aperto City Life, anche da noi che siamo in zona San Siro, Gallaratese, è aumentato il giro, inutile stare lì, più aprono campi più aumenta il giro. State attenti che comunque sono 370 grammi sviluppati in poco spazio, quindi non voglio dire niente, ma tantissimi, veramente tanti, stanno tornando col mal gomito. Quindi giocare, divertirsi, è uno sport divertentissimo, se lo fai tanto, precauzione, dal Bandit, anche se non si può dire la marca, ma è più famoso quello per il gomito. Sta andando benissimo, l'Esacore perché l'hanno fatto in silicone rispetto al tennis che era in plastica, va benissimo, però anche lì deve piacere l'impugnatura, quindi Noene va bene,
non ne può andare bene perché tanto l'impugnatura del padel è piccolo rispetto al tennis, che è già abituato all'impugnatura piccola, poi vai su con gli overgrip. Anche lì il mondo comandato da internet in assoluto, troppe marche, 60 marche spagnole. Noi teniamo giustamente i brand, quelli che abbiamo del tennis, per il semplice fatto che abbiamo la sicurezza della garanzia, nel senso che queste racchette si rompono. E abbiamo provato ad avere ditte straniere, fai fatica per i cambi. Comunque Wilson, Davolat, Tecnifibre, Prokenex, Asics, Dallo, sono degli ottimi marchi. Te la cambiano, con le altre fai un po' più fatica. Però magari è stata un'esperienza nostra negativa con vite straniere. Comunque lo sport del futuro, dicono che è lo sport del futuro, quindi sarà quello, speriamo di no. Però. E poi seguite Padel Magazine, dove ci sono i videotecnici, video Gustavo Spector, e qua faccio un po' di pubblicità anch'io, prima rivista del settore italiano dedicata solamente al mondo del padel, col direttore Lorenzo Cazzaniga. Ci sarà anche un progetto te? Lorenzo Cazzaniga. E quel signore alto alto che ogni tanto viene in negozio da te. Mannaggia. Vogliamo aggiungere altro? Perché adesso c'è il bollettino. Direi che adesso c'è il bollettino, andiamo a seguire il bollettino anche noi. Speriamo che sia migliorato. Un'ultima domanda di una ragazza che si chiama Federica, che chiede: quando riapri perché non mi sopporta più in casa? Ah, ma stai facendo giocare a padel, no? Gioca tantissimo a padel. Gioca a padel perché scappa. No. Si è innamorata del padel, ha fatto 2 anni di tennis perché la tiravo dentro io, il padel ormai è il suo sport preferito, lo ama, e facciamo ogni giorno qua in cortile un'oretta di padel, palleggia molto bene, sta migliorando. Perché segue i video di Padel Magazine. Roletto Ortolite che compra scarpe Wilson Lotto, eccetera, qualità, no, non c'è paragone con Noemi, no, mi spiace, ma su questo non riesco a... È un altro tipo di soletta. Anche perché fa il anche oltre la soletta fa il tallonet e la soletta poi quella sottile di 2 mm, che sono eccezionali. Le solette Ortolite già sono buone. Noene secondo me è un pochettino più avanti in questa lì, ammortizza veramente. Dani, chiudiamo dicendo cosa ti aspetti. Facciamo finta che riapriamo. Quindi si riapre, si ritorna tutto alla normalità. Normalità non si torna con cautela. Chi vedi in pole position, cioè chi vedi bene quest'anno come marchi telai, corde e scarpe? Dammi due nomi. Vabbè, Wilson e Babolat, sicuramente. Asics, Adidas. E scusami, corde? Sì. Corde, beh, sicuramente marchio numero uno al mondo, Gosen. No, vabbè, dai, Luxilon e Babolat. Yeah. Una tua scommessa, se dovessi prendere un telaio, scommettere su un telaio poco conosciuto, qual è un marchio di telaio poco conosciuto che ti piace tanto? Sai già. Non sono tuoi amici. Le donne. No, non è che non sono donne miei amici, no. Mi riempirei la parete. Donne e la Allwood riempirei la parete. Personalmente, invece, io ho amato molto la Volcri Two Sense, che ho trovato una vera spin machine, un gran bel telaio, e fra i prodotti, non dire di nicchia, nel senso meno conosciuti, sono Donna, Volk, Pacific, Mantis, fa parte della nicchia, è sicuramente uno dei telai che mi ha convinto di più. Fabio Lena dice: appena riapriamo sto dentro 2 ore, fino a che fuori si fa una fila lunga fino a City Life. Magari. Speriamo. Invece, Aroldo, per finire, Noene, quale modello? Si chiama AC Plus, il modello che devi comprare. AC Plus. E niente, dai, salutiamo tutti. Grazie, ragazzi. Anche posso rivederlo, questa un'ora intera di massacro con Isidoro, quindi potete divertirvi. Poi, se vi è piaciuto, forse ne faremo delle altre e vedremo come andrà. Salutiamo tutti, anche ragazzi di Steam Project, che non è vero che mi sono antipatici, non andiamo d'accordo. Dai, va bene. Ok. Un abbraccio a tutti. Ciao Dani, ci sentiamo presto. Ciao.